La paura cresce di ora in ora, insieme alla velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 250 km orari quando l'uragano Ida toccherà terra in Louisiana. Una tempesta che potrebbe essere la più forte dal 1850. Le previsioni parlano di piogge potenzialmente catastrofiche. Il presidente Biden, in un briefing dalla Casa Bianca, ha messo in guardia la popolazione. Potrebbe essere ancora più devastante di quanto lo fu Katrina, che colpì esattamente 16 anni fa, proprio l'area interessata in queste ore, devastando New Orleans. Allora, l'uragano di forza 3 provocò 1.800 morti e danni per oltre 100 miliardi di dollari. Ida, che dovrebbe scatenarsi nelle prossime ore, ovvero nel pomeriggio per gli abitanti delle coste sud degli Stati Uniti, dopo aver colpito Cuba e Giamaica, ha ripreso vigore e, come anticipato dal Centro per il Controllo degli Uragani, arriverà con il grado 4 su 5, quindi sarà ancora più violento di Katrina. Le attività commerciali sono già state sigillate con assi di legno e sacchi di sabbia. I cittadini di New Orleans temono una devastazione senza pari. Anche perché se l'arrivo dell'uragano dovesse coincidere con l'alta marea, il livello delle acque potrebbe superare gli argini, posti nel 2005 dopo Katrina a protezione dalle alluvioni, e rendere inabitabile per settimane o addirittura mesi l'area colpita. Ora tutti i voli per lasciare New Orleans sono già stati cancellati a causa della situazione meteo. Per coloro che non avessero ancora abbandonato le proprie abitazioni, il tempo è finito. Anche lo stato confinante, il Mississippi, ha dichiarato lo stato di emergenza.